Che ne pensi di un diciottenne che vuole andarsene dall'Italia per sempre per seguire il suo sogno trasformandolo in un lavoro? Qualche consiglio? Non sono la persona giusta a cui chiedere questo consiglio. Andarsene dall'Italia vuol dire essere solo e affrontare il mondo. C'è chi ha la determinazione e l'adattabilità giusta per farlo. Dipende anche qual è il tuo sogno. Non lo so. Io già soltanto allontanarmi da Torino e trasferendomi a Milano, che ha un'ora di treno, per me era un passo importante. Poi vabbè, io ho scelto una professione per cui non posso allontanarmi dall'Italia, però. Ergabio, ho controllato su Behind the Voice Actor ed è lei. Dobbiamo ancora risolvere la questione delle nostre armi. Diventerà sempre più difficile se usiamo ciò che abbiamo ora. Cosa possiamo fare? Oh, attenzione, porto notizie! Poco fa è apparsa una persona con una strana maschera che ha chiesto di consegnargli qualcosa al più presto. Qualcuno con una maschera voleva darci qualcosa. Aspetta, ma queste sono armi! E quello è un invito per partecipare a Smash! Ah, erano accompagnate da un messaggio, credo sia indirizzato a tutti voi. Vediamo un po', dice: cari tutti, ho una soluzione in merito alla vostra situazione attuale. Immagino che vi stiate chiedendo come possiate procurarvi altre armi. Tuttavia avrete bisogno di armi speciali che funzionano in base alla natura cognitiva delle vostre capacità. È quasi impossibile mettere le mani su armi simili nel metaverso. Sembra che questa persona sappia un sacco di cose su di noi. Beh, non si sbaglia. Non possiamo accedere al negozio di Y da qui. Va bene. Ma come hanno fatto queste armi ad arrivare qui? Tuttavia, se non esistono, allora non resta che costruirle da zero. A tal fine una proposta. Permettetemi di creare e preparare delle armi per voi. Mi pare di capire che nel vostro mondo reale esista qualcosa chiamato shopping online. Seguendo un sistema simile, potete farmi un ordine e io vi consegnerò direttamente la merce. Ah, Amazon! Penserò ad aggiungere nuovi prodotti a tempo debito, quindi vi prego di approfittare di questo servizio. Ok, è tutto. Which means. Nessuna firma. Che mistero. L'ultima parte non erano parole mie, comunque. Finiva proprio con ok, è tutto. Ma cosa ancora più misteriosa, questa persona sembra conoscere la vostra situazione. Sapete chi potrebbe essere? Una persona con la maschera che è assente in questo momento. Fammi indovinare. No, non credo che si parli di Lavenza. Oh, aspettate, c'è altro nella lettera. PS, ricordate che mi occorrerà un compenso. È così che funzionano gli accordi, no? E se rifiutate, scatenerò le fiamme dell'Apocalisse ed esse vi consumeranno del tutto senza lasciare cenere al suo passaggio. Questo non è molto da Lavenza. Ah, piuttosto brutale. Ora sono ancora più curiosa di sapere chi è questa persona. Quindi, in breve, potrete acquistare armi da questo tipo purché paghiate, giusto? E se fosse... Da-na-na, da-na-na. Da 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 da
Se è così, allora vi mostrerò dove è la mia scorta segreta. Dovrebbero essere i fondi di guerra del corpo ribelle, ma dopotutto la nostra è una collaborazione. Sì, esatto, più che da Lavenza è da Justine. Però Justine e Caroline non esistono più, si sono riunite in Lavenza. Siamo davvero in debito con te, Erina. Restituiremo il favore con i nostri successi futuri insieme. Sì, è la prima, Vacantina. Bentornata. Mi chiedo come... Aspetta. No! No! Aspetta, come si apre? No! Non mi hai fatto vedere... Vabbè. Negozio. Possibile acquistare armi? Distanza al negozio. Take your time. You have a good eye. Thanks for your purchase. What would you like? Everything good? All right, here you go. Make sure you're well prepared. What would you like? Non abbiamo i soldi. Se volessi vendere.
Come back soon. In aggiunta al tuo livello, ladri fantasma generale, puoi migliorare le tue unità tramite i loro alberi delle abilità e il loro equipaggiamento molto tranquillo. I livelli relativamente condivisi da tutti cresceranno facendo aumentare il loro HP e SP. Avvia la prossima operazione. Ok. L'aspetto dei cittadini. Allora, riguardo a questi membri del corpo ribelle, ciò cosa stai pensando, Danny? Cos'è in realtà questa gente, vero? Sono ombre in realtà. Hanno gli occhi di Morgana. Non so se è un caso o una scelta, ma il design degli occhi è lo stesso. Non so se anche tutti gli altri personaggi hanno gli stessi occhi. Di norma riusciremmo a dedurlo dal loro aspetto e comportamento, ma per qualche motivo qui non funziona così. Potrebbe avere a che fare con l'effetto misterioso di cui ci ha parlato la signorina Lavenza. Quello che però sappiamo è che non sono fatti dalla stessa materia di cui siete fatti voi umani. Chissà se tutti gli abitanti di questo mondo hanno questo aspetto. Però, perché allora Irina sembra una persona normale? Troppe domande e poche risposte. I apologize. Chiedo scusa. Cosa c'è? Vi va un'altra tazza di caffè mentre attendiamo la capitana? Oh, sì, è un'ottima idea, grazie. Almeno sembra che non siano loro i cattivi. Per il momento rimandiamo le domande e stiamo al gioco. Dovremo accettare la loro offerta e riposare prima della prossima operazione. Anzi, posso avere un piatto di latte caldo invece? Meglio se fresco, grazie. E non dimenticate di farlo raffreddare a temperatura ambiente prima di portarlo. Ah, ho ricevuto due PC. Vai alla prigione. Svelluto. Ah, ok, non è ancora pronta. Questo si fa saltare di... Fammi vedere se c'è un modo per vedere la cronologia del testo. Takemi? Takemi. Takemi. Ma ci sarà un modo per farmi vedere... Oh, L3, perfetto. Con L3 vediamo il registro. Prossima battaglia. Sì, grazie. Bravo! Allora, rivediamo il piano dello stato attuale. Guardate questa mappa. Chiaro, tutta la città è circondata dalle mura esterne del castello, eh? Fatta con Titan? Sì, il nascondiglio è segnato qui. Siamo in una parte della città piuttosto lontana dal castello. E questa è la prigione dove tengono i vostri amici. Hey Rex, grazie per il nono, bentornato. Come ti sembra questa tattica? All'altezza delle aspettative? Non avevo aspettative, però per ora mi sembra molto carino. E con i giusti ritorni dalla saga di Persona, ma anche abbastanza nuovo. Cioè, un po' come Strikers ha abbracciato le meccaniche di questo genere, lasciandosi influenzare dall'eredità di Persona nel modo giusto. Come pensi di farci entrare? Stai dicendo castello, castello, castello troppe poche volte consecutive, verissimo. Beh, di certo non possiamo usare la strada. La sorveglianza è più intensa che mai ora. È da tempo ormai che mi stanno alle calcagne, ma ora danno la caccia anche a voi due. Pertanto, credo che la cosa più prudente da fare sia salire in cima alle mura esterne del castello, castello, castello. Buona idea. Già, così è più difficile che riescano a circondarci. Ma è troppo pericoloso, se per caso dovesse cadere. Non preoccuparti, siamo abituati a questo tipo di cose. Non è un caso che se ci chiamiamo ladri fantasma, no? Ottimo, pare che questa strategia si addica ai vostri punti di forza. Speriamo di trovare i nostri amici e di tirarli fuori di lì prima che sia troppo tardi. Ragazzi, tenete duro ancora un altro po'.
Dai, liberami Ryuji come primo. Castello, castello, castello di Marie, cappella nuziale. Dunque, avete trovato quei topi di fogna? Non ancora, signora, ma tutti i nostri uomini stanno dando loro la caccia. Capisco. Allora, tutti i nostri uomini sono assolutamente patetici! Voglio quei tre ai miei piedi, ora! Sì, oui, madame. Dannazione, come fanno a essere tutti così inutili? Proprio quando la cerimonia stava prendendo forma, quei parassiti hanno osato strisciare oltre le mura. Mi occorre solo il matrimonio perfetto. Poi tutto ciò che ho sempre desiderato sarà finalmente nelle mie mani. Fino a quel momento, chiunque si metta sulla mia strada se ne pentirà. Oh, i miei giocattolini. Sì, mi sento proprio in vena di provare i miei nuovi piccoli balocchi. Quell'insolente mocciosa che se l'è svignata. Joker, giusto? Dovete trovarlo e portarlo da me. Lo voglio Bipo, intesi? Ogni tuo desiderio è un ordine, grande Lady Marie. Sì, assomiglia un po' a quel PG di Kill la Kill. Ciao, Easy Money! Presto quell'arrogante marmocchio sarà di nuovo tra le mie grinfie. E questa volta lo schiaccerò davanti a tutti i suoi amici. Bastioni cittadini. Siamo arrivati tutti in cima, pare. E non ci hanno ancora individuati. Vorrei non invertire la tendenza. Anche se forse ho parlato troppo presto. Sentinelle, Joker, che si fa? Aggiriamole. No, vorrei poterlo fare, ma sembra che l'unico percorso papabile sia alle loro spalle. Io attirerò la loro attenzione. Tutti pronti? Quando vuoi. Lodi. Ogni livello ha una serie di condizioni che, soddisfatte, ti garantiranno delle lodi. Ok. Completa il livello, completa entro 5 turni, nessuno finisce KO. Ok. Qualsiasi unità che conclude il proprio turno su una casella giallo neon recupererà una quantità moderata di HP. Sfrutta questa possibilità a tuo vantaggio. Ah, così Morgana non è in copertura. What to do here? That's right. Keep it up, Joker. Get ready. Annulla. Riproviamo l'ultimo turno. No, dall'inizio del turno, non tutta la partita. Va bene. Leave it to me.
help but be enamored by my own skill. Another hit! Excellent marksmanship by me! Hit him on! Destroy! Check out my power! Not over yet! Ok, ora qua mi serve Morgana che viene qui e spinge sto scemo. Così che Joker possa venire qui. Persona, eia. Ah, certo, non ho ancora preso l'eia più grande. Voilà. Sono ad ascoltare i Destri e gli mando i tuoi saluti. Bella Sidus, goditi il concerto. Wow, guardate quanto che c'è quello. Occhio, quello è un potente legionario. È estremamente resistente, reagisce ogni volta che lo si attacca. Insomma, se siamo avventati e attacchiamo da vicino, rischiamo solo di prenderci un bel contrattacco sul muso. Sì, ma il contrattacco lo lasceranno vulnerabile. Quello è il momento per colpire. La prima volta che questi nemici vengono attaccati, eseguiranno un contrattacco piuttosto che finire a terra. Tuttavia, dopo un contrattacco saranno completamente indifesi. Se li attaccherai di nuovo allo stesso turno verranno atterrati. Ah, easy allora. All right. Excellent positioning, Joker. It's over. Joker shot hit, get ready. Think you can evade this? I can't help but be enamored by my own skill. Time for my persona! All right. Turn spirit into strength! All right. All my enemies wiped out. Easy. Sai che non mi sta dispiacendo. Molto tranquillo, molto easy. Però forse dava il meglio di sé su Switch. A livello puramente di... cioè, è un gioco che non mi dispiacerebbe avere portable. Bene, così dovrebbe andare. Dovrei solo sapere che diavolo sono quelle cose. Inoltre anche i tuoi poteri non funzionano come al solito, giusto? C'è qualcosa di strano. E anche la Venge sapeva cosa stesse succedendo. Il che significa che siamo finiti in un posto davvero stranissimo. Sembra che vi sentiate ancora piuttosto frenati, ma devo dire che nonostante tutto sapete difendervi. Quella persona di cui parlate, come l'avete avuta, se posso chiedere? Io ce l'ho su PC e non mi sta dispiacendo, lo sto giocando con calma quando voglio fare qualcosa di chill. Esatto. Grazie ragazzi. Devi arrabbiarti, devi solo gridare forte. Devi arrabbiarti tanto. Credo che sia sbagliato, ma devo solo arrabbiarmi per una cosa qualsiasi. Marie, sto arrivando! Cosa? Silenzio, ci sentiranno! Ma cosa? Chi va là? Spiacente. Fa niente, attacchiamoli prima che ci acciuffino. Urlare un sacco forte risolve la questione! Qui ce ne sono un po' di più! Completa il livello, completa entro 6 turni e nessuno finisce KO. Let's go! Tre nemici davanti a noi. Il primo ad agire gioca e spara il nemico al centro per abbatterlo. Ok, cos'è? Lola d'attack? Bel colpo a terra. La prossima mossa è circondare il nemico abbattuto. Ah, io mi metto qui. E l'ultima sei tu, non appena mi metterai in posizione siamo pronti.
Siamo in posizione di tirare. Erina, segui i nostri movimenti, d'accordo? Ricevuto. Tripla minaccia. Oh! Non sei stato a maglia neanche tu. Sì, si circonda il nemico in tre e poi si attacca, eh. Gran bella tattica. E potrebbe essere ancora più efficace se riusciamo a circondare più nemici. I ladri fantasma sono inarrestabili ormai. Continuiamo così e sbarazziamoci degli altri. Tripla minaccia è un assalto che infligge danni in un'ampia area. Puoi attivarla circondando un nemico atterrato con tutti e tre i tuoi membri del gruppo e premendo il R2 con un'unità che in quel momento è in One More. I danni inflitti da tripla minaccia dipendono dalle statistiche di attacco in mischia e di attacco a distanza delle tue unità. Se qualcuna delle tue unità viene colpita da un'alterazione che non sia disperazione o in fiamme, non potrai eseguire tripla minaccia. Chiaro? Excellent position if you ask me. Hey, what you got? I can't help but be enamored by my own skill. Però lui non ci arriva. Joker. Secondo te un gioco nuovo di Attack on Titan sulla quarta season e season finale sarebbe una figata? Non essendo un grande fan di Attack on Titan, non ti saprei dire. Non ci arriva. Ma da qua, questo già mi interessa di più. Perché questo ci permette di fare questo. Sbra. Bella mossa, Joker. Problema risolto. C'è qualcosa per terra. Non ho mai visto niente di simile. L'avrà lasciato cadere qualche nemico. Suppongo che per ora ci conviene raccoglierlo. Forse la signorina Lavenza ne sa qualcosa. Fatto tutto, fatto tutte cose.